Giovanni Verga nasce probabilmente il 2 settembre 1840 a Catania. Ancora adolescente scrive il suo primo romanzo, Amore e Patria. Durante la spedizione dei Mille si arruola nella Guardia Nazionale. Intanto pubblica altri romanzi a tema romantico-patriottico, I Carbonari della Montagna e Sulle Lagune. Nel 1871 Roma, conquistata dalle truppe del Regno d'Italia, diventa capitale. A Parigi ha breve vita la Comune. Nel corso di due soggiorni a Firenze, Verga diventa amico di Luigi Capuana. Pubblica il romanzo Storia di una capinera e nel 1872 si trasferisce a Milano, pur continuando a visitare spesso Catania. Nei salotti letterari incontra gli scrittori della Scapigliatura. Altri romanzi a tema borghese mondano, Eva, Tigre reale, Eros. Ma intanto Verga scrive nel 1878 la prima novella verista, Rosso Martelo. L'anno prima Zola ha pubblicato L'ammazzatoio. L'anno dopo va in scena a Copenaghen, Casa di bambola di Ibsen. Nel 1880-1882 pubblica i racconti di Vita dei campi e Novelle rusticane e il romanzo I malavoglia, ma anche un nuovo romanzo mondano, Il marito di Elena. Nel 1882 muore Giuseppe Garibaldi, all'età di 74 anni. Intanto inizia per Verga un periodo di difficoltà economiche, nonostante continui a pubblicare racconti, e nel 1889 l'edizione definitiva del Mastro Don Gesualdo. Nel 1890 l'Eritrea viene ufficialmente dichiarata colonia italiana. Verga vince nel 1893 la causa per i diritti sull'opera lirica che Pietro Mascagni ha tratto dal suo racconto Cavalleria rusticana. Nel frattempo è tornato a stabilirsi a Catania. D'ora in poi scriverà pochissimo. Si occupa delle sue terre e di quella che chiama la sua segreta mania, la fotografia. Verga muore a Catania il 27 gennaio 1922. Ogni persona ha il suo sguardo sul mondo e il suo modo per esprimerlo. Questo vale a maggior ragione per gli scrittori, ciascuno con la sua voce unica e inconfondibile. Apriamo una pagina a caso di Dante, di Leopardi, di Beppe Fenoglio e subito sappiamo che stiamo leggendo. Così, in fondo, la storia di ogni scrittore è la storia della ricerca della sua voce. Questa è la storia di uno scrittore che ha trovato una voce diversa, una voce che in un certo senso non è la sua. Perché? Perché è la voce di tutti. Giovanni Verga, l'autore di racconti come Rosso Malpelo, La roba, Libertà, di romanzi come I malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto, i maestri del verismo, una corrente letteraria che per 20 anni, verso la fine dell'Ottocento, esplorò la vita dei ceti popolari, cercando di rispecchiarne la psicologia e la lingua. I romanzi di Dacia Maraini esplorano le pieghe della società e la condizione femminile. Le abbiamo chiesto di confrontarsi con Verga e con la Sicilia patriarcale di sua madre. Ha accettato la sfida. La categoria che viene adoperata per Verga è la categoria verista, scrittore verista. Conferma, smentisce? No, direi che non è verista, direi che c'è qualcosa di più e di diverso. Il verismo pretenderebbe di fare da specchio la realtà, no? Riflettere in maniera quasi, come posso dire, atona, senza partecipazione, la realtà, che poi è sempre, la partecipazione c'è sempre, l'interpretazione c'è sempre. Però questa sarebbe l'ambizione, ma nel caso di Verga direi che a un certo punto non gli importa niente, va avanti e ci mette qualcosa di suo che è anche lirico, perché Verga è anche lirico. Non si sa dove e quando sia nato Giovanni Verga. Abbiamo il suo atto di nascita registrato al comune di Catania, oppure nato qualche giorno prima a Vizzini, un paese 60 km a sud-ovest del capoluogo che è il paese natio del padre di Giovanni Verga, piccolo proprietario terriero. Giovanni è uno scrittore nato. Mette insieme il suo primo romanzo a 16 anni, poi ne fabbrica altri.
Sono romanzi d'avventure e d'amore, ma soprattutto sono romanzi patriottici. La carboneria, il risorgimento, Verga ha visto Garibaldi conquistare la sua terra, ha visto nascere l'Italia. Verga crede nell'Italia e nei Savoia. I suoi valori politici sono quelli di un uomo d'ordine e lo sarà sempre, anche quando in letteratura sarà un rivoluzionario. Fine 800. Sono gli anni in cui cresce in Italia l'editoria di consumo. Il suo cuore è Milano. Anche Verga, milanese per 20 anni, pubblica una serie di romanzi che soddisfano i gusti del pubblico borghese. Il più apprezzato romanzo di questo periodo è Storia di una capinera, 1871, e fino agli anni 20 sarà il suo bestseller. Venderà molto, ma molto di più dei Malavoglia. I romanzi giovanili di Verga sono legati a molti elementi, alla moda nel tempo e anche a dei riflessi autobiografici, perché molto spesso sono in scena dei personaggi di intellettuali pieni di desideri, di grandi aspirazioni, di volontà di cercare il successo e che vengono attratti però dalle bellezze un po' artificiali, un po' vaporose, no? Queste immagini di donne tigre, che una del resto si chiama Tigre Reale, uno dei romanzi, no? Che attraggono l'intellettuale provinciale che cerca di uscire dal limite della sua provincia. Da una parte lo scrittore deve essere il più sofisticato, il più personale, il più inventivo nei riguardi del linguaggio, però il linguaggio non può allontanarsi troppo dalla convenzione, altrimenti si perdono i rapporti. Cioè non ci si capisce più. E Verga era un po' schizofrenico, perché aveva questi libri che scriveva su sociali, diciamo così, sull'osservazione, che sono stati chiamati veristi, ma che io considero qualcosa di più del verismo o di differente, e poi scriveva dei libri mondani, dei libri così che corrispondevano alla moda. Una cosa è certa: se Verga avesse pubblicato solo questi romanzi, oggi non lo leggeremmo più. Poi però accade qualcosa. Nel 1874 Verga scrive un nuovo racconto. È la storia di una ragazza che sopravvive raccogliendo olive, che si innamora di un bracciante che poi muore, da cui ha una figlia che a sua volta muore. Questa è la storia di Nedda. Aveva denti bianchi come avorio e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli occhi aveva neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola raggomitolata sull'ultimo gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall'ombrosa timidezza della miseria, o non fossero sembrati stupidi per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi o sviluppate violentemente da sforzi penosi erano diventate grossolane, senza essere robuste. Ella faceva da manovale. Quando non aveva da trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando, o trasportava carichi in città per conto altrui, o faceva altri di quei lavori più duri che da quelle parti stimansi inferiori al compito dell'uomo. Abbiamo una radice di novellieri, diciamo, più che di romanzieri. Basta pensare a Sacchetti, a Bandello, a Giulio Cesare Croce, a Lasca, a Boccaccio naturalmente. Tutte le nostre radici vengono da lì e secondo me il migliore Verga è proprio quello dei racconti. Denuncia sociale, simpatia per gli ultimi, tutti i temi che annunciano il Verga futuro, ma che non bastano a cambiare scrittura ed espressione, che in letteratura sono tutto. La voce in Nedda è quella di un narratore tradizionale, che dalla sua poltrona vede tutto, sa tutto, che usa espressioni difficili come fluido azzurrino o grossolana avvenenza di lineamenti, che descrive scientificamente l'esemplare umano che ha davanti, che informa obiettivamente il lettore sulla realtà di un mondo lontano, sconosciuto. I lavori più duri, da quelle parti stimansi inferiori al compito dell'uomo. Un narratore che poi certo denuncia, che compatisce, che ironizza, che si agita sulla poltrona.
ma rimane comunque seduto. Verga non ha ancora trovato la sua voce, quella che lo renderà unico, però sa dove cercarla. Gustave Flaubert. La sua tecnica del discorso indiretto libero, che permette di far balzare in primo piano i personaggi, e più in generale il suo canone dell'impersonalità. L'artista deve essere nella sua opera come Dio nella creazione, invisibile e onnipotente, che lo si avverta dappertutto, ma che non lo si veda mai. Un principio che viene poi raccolto dagli scrittori naturalisti Zola e Maupassant. Verga e il suo amico Luigi Capuana li leggono, li discutono, li ammirano. Tra naturalismo e verismo i rapporti sono molto stretti. Il naturalismo è la versione, diciamo, francese, per cominciare, Zola e via di seguito. Il verismo è la versione italiana, o forse si dovrebbe dire la versione meridionale italiana. Il fatto di fondo è la rappresentazione della realtà il più possibile aderente ai fatti. Con una differenza, il verismo si occupa generalmente, Verga per esempio, di classi umili, mentre il naturalismo non necessariamente, mette in scena anche i borghesi. Il naturalismo è fondamentalmente, crede nel progresso, quindi con tutto quello che ne consegue e l'ottimismo anche di questo. Il verismo invece è fondamentalmente pessimista, proprio sul progresso, cioè il progresso è un regresso in realtà. Nel 1880 Verga ha ormai assimilato ciò che gli serve dal naturalismo. Lo spiega in una lettera aperta allo scrittore Salvatore Farini. L'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto con il suo autore. Alcuna macchia del peccato d'origine. Essere uno scrittore, uno dice impersonale, all'impressione che significa essere impassibile. Ecco, sembra un canone tecnico e invece si capisce che quella tecnica invece è un modo con cui si sta osservando il mondo. Sembra uno che stia facendo un esperimento e sta parlando di esperienze vivissime. D'accordo, uno scrittore deve essere invisibile, ma invisibile come? D'accordo, una storia deve raccontarsi da sé, ma in un villaggio siciliano chi le racconta le storie? In un villaggio siciliano le storie le raccontano tutti. 4 anni dopo aver scritto Nedda, Verga trova la soluzione, la trova con un'altra novella, Rosso Malpelo. Il suo inizio è folgorante. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. E aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava dell'Arena Rossa lo chiamavano Malpelo e persino sua madre, col sentirgli dire sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana. E siccome era Malpelo, c'era anche da temere che ne sottraesse un paio di quei soldi. E nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più. E in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti e che tutti schivavano come un can rognoso e lo accarezzavano coi piedi allorché se lo trovavano a tiro. Dov'è finito l'autore? È scomparso, si è alzato dalla poltrona, è sceso per strada, tra la gente, in quel gomitolo di pettegolezzi, calunnie, battute, sproloqui e semplificazioni. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava
si mangiavano in crocchio la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, e gli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel pane di 8 giorni come fanno le bestie sue pari. E ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravano sassi finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. La gente lo sa, un ragazzo con i capelli rossi è certamente un Malpelo, un poco di buono, e va benissimo mandarlo a lavorare nelle gallerie di una cava. Se Malpelo viene picchiato, la gente ci fa sopra una risata, gli hanno fatto la ricevuta scapaccioni. La gente, in coscienza, pensa che Malpelo non meriti una paga. Se poi Malpelo si isola, se botte sporcizie non gli fanno niente, è perché lui non è umano, è una bestia selvatica. La gente l'ha capito ormai, l'ha inquadrato. Ma chi è responsabile di questi giudizi? Ma nessuno. Sono cose che si sanno, che si dicono, che si sentono in giro. Ancora oggi il pregiudizio popolare funziona esattamente così. Costruisce un mondo alla rovescia in cui i colpevoli sono innocenti e gli innocenti colpevoli. Verga lo rende in tutta la sua assurdità. Verga ha scritto diverse opere teatrali. E in effetti il suo mondo è un teatro. Nell'universo verghiano, al centro di tutti gli sguardi, isolato, c'è spesso un personaggio. L'escluso, il diverso, Rosso Malpelo, il ragazzaccio, Ieli, il pastore solitario e ingenuo, tradito da tutti. E altri uomini che presto incontreremo, Ntoni Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, e anche una donna che non vuole stare al suo posto, la Lupa. Al villaggio la chiamavano la Lupa, perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagna, con quell'andare randagio sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Verga ha trovato la sua voce. Regredisce, si fonde nel cor popolare. È il cosiddetto artificio di regressione. L'artificio di regressione è proprio il fatto di non mettere in scena, nella narrazione, un narratore al di sopra dei personaggi, diciamo, e della società che viene ritratta, ma un narratore che parla, per così dire, allo stesso livello dei protagonisti. Quindi, in teoria, parla come il popolo che mette in scena, insomma, non mostrando la sua cultura, che per esempio Verga ha, fortissima naturalmente, no, non mostrando questo, ma mantenendosi a quel livello lì. La voce costruita da Verga è straordinaria. Neanche per un attimo ci viene il dubbio che lui si schieri davvero con la voce pubblica. Sentiamo benissimo il suo giudizio, ancora più chiaro perché inespresso. Regredire non è facile. E Verga raggiunge i suoi effetti con un lavoro meticolosissimo. Per esempio, decide di non utilizzare quasi mai il dialetto. Usa in sostanza un italiano parlato. Mentre precedentemente aveva usato un italiano un po' convenzionale, quello insomma un po' fiorentineggiante qualche volta del tempo, eppure tracce fiorentineggianti restano perfino nel Verga più maturo, tra l'altro, comunque, a parte questo, c'è come un proiettarsi, no, di modelli ritmici e sintattici dialettali su una base lessicale e strutturale italiano, no? E questa è la grande scelta di Verga, molto originale. Tra l'altro qualcuno parlò
di dialetto trascendentale, no? Come se dentro l'italiano di Verga ci sia il fantasma interno ritmico del dialetto. Verga vuole rivolgersi ad un pubblico nazionale, poi, no? Da un certo punto di vista, no? Quindi non può scegliere direttamente il dialetto. C'è anche quindi una scelta, diciamo, tattica rivolta al pubblico, però dietro questa dimensione tattica c'è proprio questa esigenza, no, di proiettare sulla lingua, no, questo senso di vicinanza e lontananza nello stesso tempo. No? Ora Verga ha ciò che gli occorre per scrivere e può sognare. Scrive a un amico. Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande. Sta ancora scrivendo i primi racconti veristi che raccoglierà in Vita dei Campi, ma già progetta un ciclo di 5 romanzi, I Vinti. Comprenderà I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, La Duchessa d'Eleira, L'Onorevole Scipioni e L'Uomo di Lusso. La visione che sottende al progetto, al ciclo per così dire, il ciclo dei vinti, come si chiama, è quello di rappresentare a ogni livello della società la sconfitta. Quindi il darwinismo sociale funziona a tutti i livelli, non funziona soltanto a livello di popolo, cioè dei Malavoglia e poi Mastro Don Gesualdo, man mano si doveva salire, diciamo, verso l'uomo di lusso addirittura, no? Ma anche quelli uscivano sconfitti, non vincevano. Verga si mette al lavoro su quello che sarà il più affascinante e misconosciuto romanzo italiano della seconda metà dell'Ottocento, I Malavoglia. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino ad Ognina e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quello che sembrava dal nomignolo, come deve essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dire nulla, poiché da che il mondo è mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron Toni, quelli dalla casa del Nespolo. E della provvidenza che era ammarrata sul greto sotto il lavatoio. La famigliola di padron Toni era disposta come le dita di una mano. Prima veniva lui il dito grosso che comandava le feste e le 40 ore, poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava dritto, alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto soffiati il naso. Tanto che si era tolta in moglie la longa, quando gli aveva detto pigliatela. Poi veniva la longa, una piccina, che badava a tessere, salare le acciughe e fare figliuoli, la buona massaia. Infine i nipoti. Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Questo è l'inizio del romanzo. Il capofamiglia d'ora in poi verrà chiamato padron Toni Malavoglia. Il suo vero nome, Antonio Toscano, quello registrato negli uffici parrocchiali, non comparirà mai più e tutto verrà raccontato con lo sguardo e con la lingua degli abitanti del villaggio. La musicalità è un po' a passo di danza. Ho trovato che c'ha un'allegria eterna nella scrittura che non mi aspettavo, non me la ricordavo in questo dovere scolastico. E mi ha fatto pensare, non so, a Donizetti, ecco, per esempio, a Don Pasquale, un po' quel ritmo allegro, Rossini, ecco. E mi ha fatto piacere rileggere, perché c'è una forza, un'allegria dentro, anche per esempio l'uso del dialetto, l'uso dei nomignoli per i personaggi, ha una baldanza che di solito non si mette in evidenza.
La famiglia Malavoglia è l'emblema dei valori antichi. L'unità familiare, appunto, e poi il lavoro, l'onestà, il rispetto, la sobrietà e anche il potere del patriarca, padron Ntoni, sul figlio, sulla nuora e sui cinque nipoti, Ntoni, Luca, Mena, Alessi, Lia. Padron Ntoni dispone, per esempio, del matrimonio di sua nipote Mena. Mena alla fine non può sposare l'uomo che ama, il carrettiere Alfio, ed è lei stessa a rinunciarvi. Non vuole intaccare i valori dei Malavoglia, valori che scorrono come un fiume placido nei momenti di idillio familiare. La pace del lavoro serale, le brevi frasi scambiate attorno al fuoco, lo spettacolo della natura, il volgere delle stagioni, le notti stellate, il mare e in particolare i faraglioni della riviera dei Ciclopi che sembrano davvero riportare in vita un cosmo arcaico e mitico, eternamente giovane. La pagina finale con la partenza definitiva di Ntoni, e quello è assolutamente mitico, cioè entra nella dimensione completa del mito, sia il personaggio sia i gesti di quelli che rimangono e di lui che va via, no? Insomma, è il mito dell'emigrazione, se vogliamo, che in qualche modo viene messo in scena. Qui agisce il destino, il fato, che però è la Moira dei Greci, cioè non è che è cambiato molto, insomma. Il mondo della famiglia Malavoglia si condensa nei proverbi di padron Ntoni, un mondo antico, popolare, ma fragile. Tentativo di esaurimento dei proverbi di padron Ntoni. Per menare il remo bisogna che le cinque dita si aiutino l'un l'altro. Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole. Chi comanda a dar da conto. Ntroi, ntroi, ciascuno coi pari suoi. La ragazza com'è educata e la stoppa com'è filata. Pace ai vivi e riposo ai morti. Il galantuomo come impoverisce diventa birbante. Uomo povero ai giorni lunghi. Un pesce fuori dall'acqua non sa starci. Al servo pazienza, al padrone prudenza. Il mare è amaro ed il marinaio muore in mare. Casa mia, madre mia, ascolti vecchi e non la sbagli. Eccola la voce di tutti. Verità eterne, luoghi comuni, possiamo pensarla come crediamo, ma una cosa è certa. Queste massime sono la segnaletica di una circolazione obbligata, fatta di divieti, sensi unici e strade senza uscita. Se questo è un paradiso perduto, come tutti i paradisi, è retto da norme inflessibili. Ma per i Malavoglia, i proverbi sono anche una minacciosa profezia. Ad albero caduto, accetta, accetta. I Malavoglia sono destinati alla rovina. Padron Ntoni prende a credito un carico di lupini dall'usuraio del paese, ma la barca, che non a caso si chiama La Provvidenza, fa naufragio. Suo figlio Bastiano muore, il carico è perduto. Da qui in poi Padron Ntoni conduce un'inutile lotta per risollevare le sorti della famiglia. Una serie di sciagure lo costringe a vendere la casa del Nespolo, simbolo della dignità familiare. E suo nipote Ntoni parte per il servizio di leva e ne torna corrotto. Disprezza il lavoro, tenta il contrabbando, finisce in carcere. Verga denuncia mali sociali come l'usura, l'ignoranza, lo stato vessatorio, ma a far sprofondare nella miseria i Malavoglia e la mancanza di solidarietà. Quasi nessuno in paese li aiuta e ognuno pensa per sé. La rappresentazione del mondo popolare di Verga è talmente solidale da tanti punti di vista, almeno così appare, no? Da far pensare ad una, se pensiamo poi alla cultura del tempo, ad una dimensione quasi di apertura al socialismo, no? Ciò in realtà non è, perché la compassione, la passione di Verga per il mondo popolare è legato anche alla coscienza della sua distanza e all'idea dell'ineluttabilità della vita popolare, della vita in genere, insomma, no? Ognuno è chiuso nel proprio orizzonte esistenziale, vitale, sociale. Da quell'orizzonte non si esce per la secondo Verga, naturalmente, nella prospettiva di Verga. Alla fine, di tutti i Malavoglia, resteranno solo due dei nipoti, Mena e Alessi. Come nelle fiabe, sarà l'ultimo maschio a compiere l'impresa, riacquistare la casa e rifondare la famiglia.
Attenzione però, al centro dell'ultima pagina non c'è Alessi, ma Ntoni. Ntoni che torna al suo paese e capisce che non può più restare. Ha tradito la religione della casa e non c'è più posto per lui. Qui non posso starci, perché tutti mi conoscono e perciò sono venuto di sera. Andrò lontano dove troverò da buscarmi il pane e nessuno saprà chi sono. Gli altri non osavano fiatare perché ci avevano il cuore stretto in una morsa e capivano che gli faceva bene a dire così. Ntoni continuava a guardare dappertutto e stava sulla porta e non sapeva risolversi ad andarsene. Ve lo farò sapere dove sarò, disse infine, come fu nel cortile sotto il nespolo che era scuro. Disse anche: e il nonno? Alessio non rispose. Ntoni tacque anche lui e dopo un pezzetto: e la Lia? Che non l'ho vista. E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse con la voce tremante, quasi avesse freddo: è morta anche lei. Alessi non rispose nemmeno. Allora Ntoni, che era sotto il nespolo con la sporta in mano, fece per sedersi poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto balbettando: addio, 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 lo vedete che devo andarmene. E se ne andò con la sua sporta sotto il braccio. Poi, quando fu lontano in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese, nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. Anzi, ad Acitrezza ha un modo tutto suo di brontolare e si riconosce subito il gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e pare la voce di un amico. Malavoglia escono nel 1881. Non è un libro di facile lettura e non ha successo. Per la verità è un fiasco pieno e completo, lo dice Verga stesso, che però si rimette subito a scrivere. Altre novelle veriste, ma soprattutto anni e anni di duro lavoro su un nuovo romanzo. L'edizione definitiva è del 1889. È Il Mastro Don Gesualdo. Il Mastro Don Gesualdo è un libro terribile che suda sangue e disperazione. Che succede quando dalla voce di tutti si stacca la voce di uno? La voce di Mastro Don Gesualdo. Non aveva sonno, si sentiva allargare il cuore, gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate di pietre sulle spalle prima di fabbricare quel magazzino. E ne aveva passati dei giorni senza pane prima di possedere tutta quella roba. Sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi di qua, di là, al vento, al sole, alla pioggia, con la testa grave di pensieri, il cuore grosso di inquietudini, non feste, non domeniche,
mai una risata allegra. Tutti che volevano da lui qualche cosa, il suo tempo, il suo lavoro o il suo denaro. Contro tutti, costretto a difendere la sua roba, contro tutti, per fare il suo interesse. Nel paese non un solo che non gli fosse nemico o alleato pericoloso e temuto. Dover celare sempre la febbre dei guadagni, la botta di una mala notizia, l'impeto di una contentezza e avere sempre la faccia chiusa, l'occhio vigilante, la bocca seria. Gesualdo Motta, figlio di un muratore, è un capomastro arricchito. Mastro, ma anche don, tenta un'ulteriore ascesa sociale, imparentarsi con una famiglia nobile, un disastro. Il matrimonio è gelido, intanto tutto il paese, nobiltà, borghesi, popolani, persino i suoi familiari, li succhia via le ricchezze accumulate a fatica. Gesualdo muore solo, peggio di un poveraccio. Voler cambiare ceto è un errore che si paga caro. Ma Gesualdo non è solo vittima dei compaesani, è colpevole. All'inizio del libro racconta a Diodata dei suoi progetti matrimoniali e Diodata non solo è una trovatella, non solo è la sua serva, è anche la sua amante, amante dalla quale ha avuto due figli lasciati in orfanotrofio. Ne discorro adesso per chiacchierare perché mi sei affezionata, allora ancora non ci penso. Ma un giorno o l'altro bisogna pure andarci a cascare o... Perché ho lavorato, infine. Non ho figliuoli, non... Mind control. Allora le vide il viso rivolto a terra pallido. Pallido e tutto bagnato. Perché piangi, bestia? Niente, oh signoria. Non ci badate. Che ti hai rimessa in capadi. Niente. Niente, don Gesualdo. Santo e santissimo, santo e santissimo. Prese a gridare lui sbuffando per l'aia. Che vuoi? Si può fare sempre quello che si desidera. Non sono più padrone, come quando ero un povero diavolo senza nulla. Ora c'ho tanta roba da lasciare. Non posso andare in cerca di eredi di qua e di là, per la strada o negli ospizi dei trovatelli. I Malavoglia avevano la religione del lavoro e della famiglia. Gesualdi invece ha solo l'ossessione della roba e finisce per trattare Diodata e i suoi figli come roba. Verga. Le donne, cioè uno scrittore che ha l'ambizione di raccogliere la voce di tutti. Ecco, come le racconta le donne? Accetta il fatto che le persone, soprattutto, siano nei loro comportamenti influenzati dal fatto sociale. Questo è anche alla base del verismo, no? Però rimane in questo arcaico pregiudizio nei riguardi della libertà sessuale femminile, che è una cosa che tormenta tutte le religioni, tutti i poteri, tutto quello che è organizzato come istituzione parte da questo terrore della sessualità femminile o anche dalla voglia di controllare poi il principio della vita, la nascita. E siccome le donne danno vita, allora controllare il principio della vita vuol dire controllare il ventre delle donne. Per cui lui non si sottrae a questo. Gesualdo è un individualista, per questo è punito, dai suoi compaesani, ma forse anche da Verga. A differenza di un altro individualista, eroe di un romanzo uscito nello stesso 1889 e di ben maggiore successo, Andrea Sperelli nel Piacere di D'Annunzio. Il carattere di Mastro Don Gesualdo è quello di una sorta di eroe perdente che esce fuori dal proprio mondo
ma eroicamente in un certo senso. Sì, Verga un po' lo condanna, ma un po' lo isola come l'unico eroe. Eroe negativo, certo, no? Perché è l'eroismo della roba, dell'accumulo economico, no? Però nel mondo rappresentato da Mastro Don Gesualdo, Gesualdo è appunto l'unico che crede in fondo nel valore di quello che fa. Nel mondo intorno ci sono soltanto gelosie, rancori, odio di tutti contro tutti, no? Mentre i Malavoglia sono ambientati negli anni 60, molto vicino a Verga, la vicenda di Mastro Don Gesualdo è arretrata soprattutto tra il 1820 e il 48, no? Prima quindi che la Sicilia entrasse nell'Italia, nel mondo unitario, no? E quindi siamo in una fase, come dire, di accumulo economico quasi arcaico, no? È un eroe che viene da un mondo lontanissimo, ma si confronta con l'impossibilità di affermare se stesso, no? Che poi di affermarsi come nuovo borghese, no? In una Sicilia che è ancora invece duramente legata ad un orizzonte da una parte contadino, dall'altro feudale. Nel 1898 Verga si è ormai ristabilito da diversi anni a Catania. L'Italia è percorsa da proteste popolari, il prezzo del grano, cioè del pane, è quasi raddoppiato. L'8 maggio a Milano il generale Bava Beccaris fa cannoneggiare la folla. I morti sono ufficialmente 80, secondo altre fonti 300, tra di loro donne e bambini. Il generale viene decorato e nominato senatore. Il celebre criminologo Lombroso chiede a Verga di sottoscrivere un documento di protesta, ma la sua risposta è sorprendente. A Cesare Lombroso, 8 agosto 1898. Più cara ad ogni libertà e ad ogni legalità, me l'unità della patria, e ho l'animo troppo conturbato dalla propaganda separatista e dall'opera pervicace di un pugno di retori e di forsennati che la misero a repentaglio per firmare la sua petizione. Nessuno ha mai raccontato il popolo come Giovanni Verga. Lui ne ha adottato la voce, ne ha mostrato le sofferenze. Senza di lui non sapremmo immaginare la fame che pativano gli italiani nel 1898. E allora, come mai ha assolto Bava Beccaris? È un vero terrore di ogni moto, del socialismo, no? In tutte le sue forme. E quindi arriva negli ultimi anni a dare il consenso più totale alle forme di repressione peggiore, come appunto la repressione dei modi del 98 e altri episodi poi andrebbero seguiti del primo Novecento, rispetto anche alla relativa apertura verso il socialismo data da Giolitti, insomma, no? Verga si pone poi in un momento poi di malinconia, di distacco proprio dall'esistenza, no? Come ritirato dalla vita, come passa gli ultimi anni, no? Ecco, in tutto questo c'è un elemento psicologico fortissimo, insomma, no? Un'ostinazione personale, che è quell'ostinazione da dove paradossalmente deriva anche la sua capacità poi di rappresentare le contraddizioni del vivere, no? Però è un grande reazionario. Verga, che si è sempre calato in una voce collettiva anonima, invecchiando si cala nel silenzio e negli ultimi 30 anni scrive pochissimo. Il suo ciclo dei vinti si ferma infatti all'inizio del terzo romanzo. Le sue opere veriste intanto non vengono capite. Verga si deve essere reso conto a un certo punto che in Italia, ma in generale in Europa, le cose andavano molto più avanti e molto più oltre, diciamo, del verismo e soprattutto del verismo collocato in un ambiente molto ristretto come la Sicilia e via di seguito, no? Cioè c'era il simbolismo, c'era il decadentismo. La sua influenza nel resto d'Europa è nulla, cioè non esiste. Un pochino appunto lo segue, diciamo, e lo traduce Lorenz, ma per il resto niente, cioè è come se non fosse esistito, perché l'Europa va in un'altra direzione, insomma. All'estero, in Inghilterra, in Francia, in Germania, via di seguito, continuano ad essere influenti gli scrittori italiani del Medioevo, Dante, Petrarca, poi quelli del Rinascimento, Tasso, Ariosto, Tasso, via di seguito, ma non quelli contemporanei. Leopardi non lo conosce nessuno. Una influenza indiretta, naturalmente, di Verga è sul neorealismo cinematografico, invece. Noi meridionali Verga ce l'abbiamo nel sangue.
Noi meridionali siamo verghiani e poi specialmente noi meridionali che ci siamo formati nel secondo dopoguerra siamo verghiani per motivi culturali, politici, di gusto. Noi abbiamo parlato come i personaggi di Verga. Prendevamo le distanze qualche volta perché eravamo un po' più ottimisti, eravamo convinti di poter cambiare il mondo e allora invece magari Verga raggelava i nostri entusiasmi, ma per la parte in cui descriveva il sud noi sapevamo che lì c'eravamo e stavamo non tranquilli, c'era qualcuno che ci aveva spiegato cosa eravamo profondamente. Era uno che ci aveva detto: voi state vivendo dentro questa storia. Il 2 settembre del 1920, per gli 80 anni di Giovanni Verga, Luigi Pirandello tiene un discorso al Teatro Bellini di Catania. Contrappone D'Annunzio a Verga e dice: con D'Annunzio abbiamo uno scrittore di parole, con Verga uno scrittore di cose. Si potrebbe dire che gli scultori, gli orefici, i fabbri fabbricano cose, mentre tutti gli scrittori sono scrittori di parole. Però Pirandello aveva capito che la grandezza di Verga era ancora giovane, che avrebbe continuato a crescere, una grandezza dovuta alla presenza delle cose nella pagina di Verga. Perché le cose esistono sempre nella forma che il discorso collettivo dà loro. E nei Malavoglio, in Rosso Malpelo, quel mare, quei campi, quei sassi, detti con quella voce, sembrano esserci davvero. Li riconosciamo come parte di un'esperienza comune. Mentre leggiamo, ci dimentichiamo che quella voce che ce li porge è di Verga, è invisibile e per paradosso è proprio questo a renderla riconoscibile. The morning comes to consciousness before.